Siamo in via Luigi Rizzo a Cavalleggeri d'Aosta, nel quartiere della decima municipalità, e siamo venuti qui per parlare con alcuni rappresentanti dell'associazione Mai Più Amianto, che si occupa di raccogliere tutte le persone vittime ed eredi delle vittime di amianto. E riguardo a questo problema, siamo venuti qui appunto per incontrare alcuni di loro che ci illustreranno un pochino i problemi relativi anche alla bonifica che si sta facendo su Bagnoli, anzi che si doveva fare su Bagnoli e che non è stata fatta, e in merito anche al processo Eternit. Siamo con il vicepresidente dell'associazione Mai Più Amianto, Vincenzo Sansone, e siamo qui per chiedergli, in merito al problema del disastro ambientale che si ipotizza, che la Procura di Napoli ipotizza, quali sono le sue considerazioni in merito? La mia considerazione è che questo territorio è doppiamente maledetto. Abbiamo subito il disastro ambientale di cui il processo di Torino, il processo Eternit, dove noi ci siamo costituiti in tanto parte civile, tanti della mia associazione ci siamo costituiti parte civile. Disastro ambientale lì voluto e dovuto all'immissione dentro l'ambiente non solo di lavoro, ma anche l'ambiente circostante di amianto da parte dell'Eternit. E siamo alla beffa che anche chi doveva ripulire tutto questo ci ha truffati, ci ha insomma disastro ambientale dovuto alla mancata bonifica o alla bonifica non fatta correttamente. Non c'è stata nessuna tutela per le popolazioni a ridosso della bonifica. Basti pensare ai pochi dati che sono pubblicati sul sito della Bagnoli Futura, rilevati dall'Istituto Superiore della Sanità, ci dicono una cosa che è una sciocchezza contro natura, che durante le operazioni di bonifica sarebbe stato immesso nell'aria quantità di amianto pari a zero. C'è un bellissimo prospetto dove ci sono tutte le sostanze dannose, ovviamente ben delimitate, che sono tutte quante dentro i limiti di tollerabilità delle persone, soltanto per l'amianto c'è un riquadrino a parte zero. Mi chiedo seriamente, ma è stato cercato? Ho la sensazione che non sia stato cercato ed è per questo che non è stato trovato. Per quanto riguarda gli operai della Cementir, l'ex Cementir, l'ex Italsider, ex Eternit, a che punto è il processo? Allora, per gli operai Eternit siamo in appello, siamo ricorsi in appello perché qualcuno ha avuto la brillante idea di andare a dire al processo di Torino che la bonifica era stata fatta nei canoni previsti e ovviamente non si riportava in luce invece una relazione che era proprio di Bagnoli Futura, dei responsabili di Bagnoli Futura, che si diceva che la bonifica non era stata completata. Quindi ci aspettiamo che accolto queste certificazioni, questa documentazione che ancora oggi viene ripetuta anche dai vertici di Bagnoli Futura, che la bonifica non è stata completata, si continui a ripetere, visto che stiamo parlando di una sostanza dannosa anche se un solo cucchiaino, visto che potrebbe essere respirata, quindi se non ce n'è la rimozione quasi totale rimane sempre il rischio per le popolazioni. Ci aspettiamo che venga accolto l'appello per Bagnoli e che per quanto riguarda gli operai Eternit di Bagnoli si apra. Ci sia fatta giustizia in appello, mentre invece per il processo Italsider ci aspettiamo, ancora si deve aprire questa fase per le tonnellate di amianto che erano dentro l'Italsider e insomma, credo che la magistratura stia ancora lavorando. Per quanto riguarda la Cementir, così come per quanto riguarda le altre cose, essendo quella l'unica struttura in piedi, il potente Caltagirone continua a dominare questo territorio. Cosa sta facendo l'associazione Mai Più Amianto? Adesso avete creato anche una consulta degli ex eredi, insomma, vittime dell'amianto. Sì, la consulta, allora l'associazione Cittadini Esposti Amianto, come ho detto prima, raccoglieva un po' tutti i soggetti che si erano costituiti parte civile al processo Eternit. C'era bisogno di portare queste istanze, visto anche quello che succede in magistratura, dentro il territorio, quindi insomma, come dire, pungolare la cittadinanza tutta alla alla partecipazione e soprattutto alla presa ad atto
impatto di una situazione ambientale di questo territorio. Qui siamo in una, in una ilva di Taranto senza la produzione, qui siamo in una contraddizione non fra lavoro e ambiente, siamo in una richiesta di messa a posto del nostro ambiente dopo l'industrializzazione. Quindi l'associazione si è fatta promotrice di questa consulta territoriale, che abbiamo chiamato consulta territoriale per dei beni comuni, perché a fianco della bonifica dei suoli ex industriali c'è anche la bonifica del mare, c'è anche tutto un territorio che è stato inquinato, e io penso che è per questo che il registro regionale dei tumori non si fa, perché non si devono far emergere le malefatte che ci sono state. Io penso che la Corte Costituzionale abbia ragione, basta, è finito il tempo di lucrare sui problemi delle persone, non ha nessun senso tutti quei registri, serve solo per creare nuova burocrazia che non colgono il problema. Un solo registro regionale dei tumori, una sola struttura informatica come viene fatto nelle altre regioni, senza che la politica si appropri e in qualche modo spenda, sperperi i soldi per queste iniziative, tenendo solo qualche professorone di qua, qualche professorone di là a prendere soldi. Siamo con Luisa Pastore, che fa parte dell'associazione Mappi Amianto e che si è costituita parte civile nel processo contro l'Eternit di Torino. Io mi sono costituita parte civile perché ho perso entrambi i genitori per asbestosi. E entrambi hanno lavorato all'Eternit, mamma quasi 21 anni, poi ha ceduto il posto a mio padre, e il quale ha lavorato altri 18 anni fino alla chiusura totale della fabbrica. Entrambi erano ammalati di asbestosi e niente, io stessa da 17 anni combatto con due forme tumorali. La rabbia è che quando io mi reco dagli oncologi e mi chiedono da quale area proviene e mi dicono: signora, lei deve cambiare area. Io non me ne vado, questa è la mia zona, io sono nata qui, sono radicata qui, ho tutta la mia famiglia qui, quei pochi superstiti che restano, perché non ho perso solo i genitori, ho perso anche numerosi zii, perché erano praticamente tutti operai dell'Eternit. E quindi non me ne voglio andare da questa zona, non chiedo molto, chiedo solo la bonifica di questa zona e giustizia che sia fatta al processo. Dice proprio la testimonianza vivente di questa cosa. Sì, vivente di tutto lo scempio che è stato consumato in quest'area, di tutte le cose assurde, dagli aratori che praticamente l'aria, dall'amianto dall'interno della fabbrica te la buttavano fuori, dal fatto che mio padre veniva a casa con le tute praticamente intrise di amianto. Noi che eravamo, io ho una sorella più grande di me, che anche lei ha delle patologie respiratorie, ha delle bronchettasie croniche, e a noi toccava lavare queste tute. Quindi ricordo di essere entrata in fabbrica il 1° maggio, i ricordi sono vivi, c'era un supermercato lì dove si andava a fare la spesa, quindi c'era questa assoluta inconsapevolezza dell'inquinamento, altrimenti i miei non ci avrebbero portato assolutamente. Però è stato consumato veramente uno scempio e giustizia deve essere fatta assolutamente. Siamo con Giovanni Sannino, segretario regionale della Fillea CGIL. Vogliamo chiedere cosa si aspetta dal processo Eternit? Beh, ci aspettiamo dalla sentenza che è prevista il 3 giugno prossimo nel processo di appello il ribaltamento della prima sentenza, quella in primo grado che ha in maniera incomprensibile e anche per certi aspetti inaccettabile, come abbiamo detto, tentando in qualche modo di mantenere un rispetto per le istituzioni, ma non sottacendo, diciamo, la nostra grandissima rabbia e anche come dire, incomprensione di un giudizio che non è un giudizio, diciamo, esatto, e non è un giudizio che va incontro alle aspettative provate di tanti lavoratori, tante vittime che ci sono state qui a Bagnoli. Quindi auspichiamo e lavoriamo e abbiamo lavorato in questi mesi mettendo a disposizione del nostro ufficio legale le prove del fatto che qui a Bagnoli c'è stata la devastazione del territorio, la devastazione ambientale, che non è soltanto significata da 540 decessi tutti collegati all'esposizione all'amianto,
ma è testimoniata dal fatto che abbiamo una zona stuprata e violentata, e l'ultima azione della magistratura del sequestro cautelativo delle aree ex Eternit, ex Ital Sider, ancorché non ancora sentenza, dimostrano, diciamo, la veridicità dei fatti. Noi abbiamo, insomma, è brutto dirlo, è triste, noi abbiamo una cadenza quasi settimanale di persone, ex lavoratori della Eternit, che se ne vanno in età ovviamente, come dire, in età giovane rispetto, diciamo, alla media dei pensionati. E abbiamo anche, diciamo, una terribile eredità che ci portiamo dietro, perché se è vero quello che dicono gli esperti del settore, noi avremo tra il 2015 e il 2025 quasi un'ecatombe a livello europeo, perché l'incubazione della malattia dell'asbestosi legata al mesotelioma è un'incubazione trentennale, per cui insomma, noi avremo nei prossimi anni una acuirsi, diciamo, una recrudescenza delle mortalità, e questo ovviamente non fa che testimoniare quello che è successo in quest'area, che è ancora, diciamo, sotto gli occhi di tutti, e noi ci aspettiamo, lo ripeto, un risarcimento vero, di giustizia innanzitutto per le tante vittime, e anche un risarcimento per le tante aspettative di giovani che magari sono figli e nonni dei lavoratori che hanno lavorato all'Eternit, per avere un ambiente bonificato, opportunità di lavoro vero, dignitoso, salubre, che sia in qualche modo, si apra uno spiraglio, diciamo, di rilancio e dello sviluppo di quest'area.